Ciao ragazzi, eccoci con la ottava parte di Uncharted. Ottava parte, vero? Non mi ricordo mai perché le registro tutte insieme. Ok, eravamo arrivati dentro la biblioteca, abbiamo rincontrato Sully che è ancora vivo e adesso dobbiamo passare questo piccolo enigma. Queste statue nascondono qualcosa. Figurati. Dunque, abbiamo i quattro punti cardinali. Ogni punto cardinale è formato da. C'è scritto il nome della statua. Quindi, Matteo. Come cavolo è? Giacomo, Luca. Andiamo su. Ok, questo che è? Il leone. Quindi, il leone. Marco, quindi va a ovest. Ok. Quindi è ovest da questa parte qua. Ok. Dovrebbe essere così. Questa è l'aquila. E l'aquila cos'è? L'aquila è John, quindi John è a est. Bene, questo è l'angelo, guardiamo l'angelo, l'angelo è Matteo e quindi verso nord. Dalla parte completamente opposta. E poi c'è il caprone qua, che è Luca e quindi Luca è a sud. Fatto. Facile, facile. Possiamo passare. E se mi ricordo bene, c'è subito un tesoro qua. Qua a sinistra. Sì. Coppa d'oro con coperchio. Molto bene. Un'altra biblioteca. E adesso? Completamente a caso mi ci sono imbattuto. Devono Sai, essere tutti e suona due verso il familiare. basso. Ah, non c'è neanche stato bisogno di leggere il diario. Sembra promettente. Qui, fammi vedere. Sì. Ok. State fermi lì, andrò a dare un'occhiata. Ehi, aspetta, no, non andrei laggiù da solo. Già, ci sono uomini di Roman dappertutto. Infatti, e una persona sola è molto più silenziosa di tre. Dai, starò bene. E voi qui sarete al sicuro. Non sanno nemmeno di questa stanza. Ok, porta questa con te e lasciala sul canale 13, loro non lo usano. E tienici informati. Va bene, d'accordo. Richiudi questa cosa. Sì. Nate. Sii prudente. Dai, lo sono sempre, no? Ah, questo non l'avevo visto. Iniziamo bene, Nathan. Capitolo Ok, 14. la terra dei morti. Ci siamo. Qua c'è un altro tesoro. Vaso d'oro Inca. Spero di non tralasciarne qualcuno. Non è che me le ricordo perfettamente. Sento dell'acqua. Ah, ma che bel posto. Ma anche dei teschi qua. Appesi. Giusto per farci capire, come al solito, che non possiamo tornare indietro. Qua dovrebbe esserci un altro tesoro da questa parte. Teschio dorato. Ah,
sapevo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ricarichiamoci un po'. No. No, voglio la mia Desert Eagle. Anche se ho solo due colpi, però le voglio. Ok, qua non si passa. Da che parte si va? Ah, ok. Mi ricordo che scendeva un nemico. Ricordo male? Sì. Ah, meglio, non è che mi lamento. Ah, in questo pezzo ci divertiamo. Ok, ragazzi, qui c'è subito un tesoro. E adesso possiamo iniziare la mattanza. Che mira, mamma mia, che mira. Carichiamo sempre nei momenti proprio opportuni e muori, porca troia. Ah, ho finito i colpi. Meno male. Sì, ma veramente ho... Cioè, ho le munizioni proprio contate sulle dita, Forza! Porca troia. Deve fare male. Ma mi sa che ne arrivano degli altri, però, Mi servono proiettili. Eccolo lì! Cazzo! Cazzo, cazzo, cazzo! Guarda te. Dai. Ma guarda dove cavolo si rintana. E vabbè. Ho anche le bombe, me lo dimentico sempre, ma ho anche le bombe. Oh. E adesso... quanti colpi? Oh, che devo fare? Devo sparare a queste? Ah, mi ricordavo bene. E poi ragazzi, io ci ho sparato completamente a caso, non mi ricordo se avevo una sequenza, perché qua ad esempio vedo due campane. Stavo per precipitare malamente. Tutti davanti a noi, possiamo farcela, ragazzo. Come diavolo crede di portare quella statua fuori di qui, vorrei sapere. In effetti. Qua dietro c'è un tesoro. Oh cacchio. Non fateli passare! Gesù, questa gente è dappertutto. Ok, dicevo, qua dietro c'è un tesoro. Coppa d'argento spagnola. Siamo diventati cacciatori senior. Ok. Da quella parte. Ritorniamo ai bei vecchi colpi in testa, Sparo per uccidere. Qua non ci dovrebbe essere niente. Di qua si passa.
Che brutto posto. Mi sono lanciato senza pensare, come al solito. Vabbè, che non è che ci sono tante alternative. Ah, qua dentro forse mi ricordo cosa succede. È del tutto inaccettabile. Ma che cosa vuoi da me, Roman? Stanno massacrando i miei uomini. Difficile credere che un solo uomo possa spazzare via la tua ciurma. Non è solo Drake, dannazione! Credimi, quest'isola è maledetta. Basta. Prendi la tua gentaglia e vattene. Aspetta, non puoi sbarazzarti di me. Mi devi una parte dell'oro. La tua parte, Eddie, dipendeva dallo svolgimento di quanto ti ho chiesto. Mi hai assicurato che Drake era prigioniero e che l'isola era sicura. Ah, queste sono stronzate, Roman, e lo sai bene. Abbiamo chiuso, signor Raja. Taikamu! Mattia Giallo! Shialan! Mi puoi ricordare perché hai assunto quell'idiota superstizioso? Era a buon mercato. Beh, pare che chi più spende, meno spende. E cosa mi dici di te, Navarro? Vali il prezzo che ti sto pagando? Il deposito è qui, ne sono certo. Se possiamo fidarci di Sally... E non possiamo! Senti, sa che lo uccideremo se mente. Non essere stupido. Sa che lo uccideremo quando avremo il tesoro. Perché dovrebbe dirci la verità? Credimi, Navarro, a volte penso che tu abbia lasciato il cervello nella fogna dove ti ho preso. Mi serve solo un po' di tempo. Trovare questo tuo tesoro si è dimostrato più difficile di quanto valga. Ti assicuro, Eldorado merita più di quanto tu possa immaginare. Me lo auguro. Ah, quindi il povero Eddie è stato liquidato. Molto bene. Diciamo che se l'è anche un po' cercata, eh. Ok, saltiamo di qua. E qui c'è il penultimo tesoro del capitolo. Lingotto d'argento. Da che parte? Ah, su di qua è l'unica strada. Bene ragazzi, da qua si esce. Qui c'è l'altro tesoro. Maschera d'oro. Perché se uscivate dopo non riuscivamo più a passare. Ok, capitolo 15. Dunque, vediamo se qua c'è qualcosa. Ecco, tesoro 48. Se mi ricordo bene, dobbiamo salire da qua. C'è una sparatoria non indifferente anche. No. Oh, cazzo. Oh. Mi avete fatto sprecare anche tutti i colpi. Maledetti. Eco. Bene, proseguiamo da questa parte che dovrebbe esserci un bel tesoro. Nate, mi ricevi? Sì, Sale, qui sto girando in cerchio. Bene, la ragazza e io abbiamo letto qualche libro qua giù.
e pare che esista una galleria segreta in cima alla chiesa. Puoi arrivare lassù? Credo di sì. Sì. Bene, chiamaci se trovi qualcosa. Ok. Tesoro 49. Tra parentesi, devo andare di qua. Suppongo di sì, non ce l'avranno messa per niente. Oh. Figurati se non c'è nessuno. No. Che poi sì, era proprio dove eravamo prima. Alla fine siamo quasi arrivati, stiamo andando molto in scioltezza. No. Ripariamoci. Dai. Così. No. A posto. Non so. Ah, forse è meglio che mi tengo la mia arma. E qua c'è un altro tesoro. E siamo a 50. Ok ragazzi, scusate se metto pausa, ma è il cellulare che mi squilla. Ah sì, che bel posto. Qua, quando lo registrai per la PlayStation 3, precipitai 750.000 volte. Eccolo qua. Sbagliavo sempre la strada. Come vi dicevo poi nella prima parte, lo registrai per PlayStation 3, ma non l'ho mai portato perché non mi piaceva. Sì, a livello tecnico l'avevo registrato proprio male. E quindi ho deciso di riproporlo. Ma se io faccio saltare questo, che succede? Aspettate un attimo, ragazzi, che voglio provare a farlo, però a distanza di sicurezza. No, non succede niente. Ci arrivo. Guarda, se riesco a non precipitare, guarda, sono proprio un drago. Io vado di là, è una questione d'abitudine, sono sempre andato dall'altra parte. Come vedete siamo sempre nella parte della chiesa, solo che adesso siamo in alto. Eccoci qua, questo è uno. Non mi ricordo se abbiamo il tempo, eh. Io cerco di farlo più velocemente possibile. Senza precipitare. Qua. Ah, vedete, questa volta non mi sono fregato perché mi sono ricordato che dovevo saltare qua. Invece credo che le altre volte avevo saltato direttamente sulla piattaforma. Ah, questa volta non mi freghi, eh. Esatto, ce l'abbiamo fatta. Ok, devo andare lì. Faccio questa piccola parte, ragazzi, poi chiudo anche questa parte. Bene, il tesoro è qui. E sono 51. Bingo. Starai scherzando. Ehi, Sully. Sono qui. Ricordi Roman e Navarro e la falsa pista sulla quale li hai mandati?
c'è? Beh, sono seduti proprio sopra al nascondiglio del tesoro. Oh, di tutte le sfortune. Ascolta, serve un diversivo per farli allontanare da lì. Detto fatto, amico. Ecco il diversivo in arrivo. E Sally? Sì? Dopo che se ne sono andati, ci vediamo al mausoleo. Ma passa attraverso le catacombe, la via più sicura. Capito. Ora devo solo superare questi bastardi senza farmi notare. Detto fatto, ragazzi. Ok, sapete cosa? Io chiudo qua la parte. Anche se è venuta un po' più corta, mi dispiace, la prossima la farò durare di più. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito, vi do appuntamento con la prossima parte di Uncharted. Ciao a tutti ragazzi!